Buongiorno, anche oggi ho un candidato ai ballottaggi, Stefano Lo Russo, è candidato al ballottaggio come sindaco di Torino ed è uscito dal primo turno in testa, cioè c'ha qualche voto in più del suo sfidante che si chiama Da Milano e che ospiteremo prossimamente. Ora parliamo subito con Stefano Lo Russo, pure lui mi deve permettere perché ogni giorno ha la sua pena, ogni giorno c'è una cosetta. Allora oggi ho letto, riletto tutte le cose sui Green Pass. Si sono pronunciati opinionisti, si sono pronunciati operai, si sono pronunciati sindacalisti, si sono pronunciati imprenditori attraverso i loro e anche il ministro del lavoro. Poi anche degli intellettuali hanno detto: ma non sarebbe il caso di finirla con questo accanimento del Green Pass? Bene, tutti d'accordo. Io voglio fare una domanda ai telespettatori che si diano da soli una risposta. Ma il controllo dei Green Pass nelle aziende lo chiedono i perfidi datori di lavoro? Lo chiede il burocrate governo o in realtà lo chiedono i colleghi di lavoro? Ecco, questa domanda vi dovete dare una risposta. Io lavoro in un'azienda e il mio Green Pass lo mostro volentieri perché so che i miei colleghi di lavoro sono più sicuri se mi sono vaccinato. Ora, tutti quelli che vogliono fare le loro proteste, le facciano. Che vogliono dare le colpe, leggo i giornali, danno le colpe a questo, a quell'altro, eccetera. Il ministro Orlando, che non è che è il mio idolo, no, però ha detto, ma se adesso io accetto i tamponi gratis per questi qua che non si vogliono vaccinare e gli altri li prendo in giro, quelli che si sono vaccinati, io vado più avanti e dico, ma il Green Pass chi è che vorrebbe che sia controllato a tutti? Quelli che si sono già vaccinati, che non vorrebbero avere gente non vaccinata vicino. Però datevela voi una risposta, è libera, è libera. Pensate liberamente quello che volete. Vado da Lo Russo a Torino. Buongiorno, Lo Russo. Buongiorno direttore. Vede che io tutte le mattine questa cosa leggo e penso che qualche risposta bisogna darla, perché lo vede che caos. Poi si dice, ah, c'è un caos sul Green Pass. Il caos lo facciamo anche noi, eh? Ne parliamo troppo, ne parliamo troppo, ne parliamo troppo. Invece, lei si è buttato in questa battaglia su Torino con una eredità pesante, perché il sindaco che l'ha preceduta, l'Appendino, aveva una maggioranza larghissima e ora io ho guardato i voti al primo turno, lei pure ha una quota di maggioranza, però quel partito lì che votò l'Appendino si è liquefatto a Torino. Dov'è finito? Si è nascosto nelle sue liste? Dov'è andato a finire? No, buongiorno direttore. Il risultato del primo turno ci consegna una fotografia di una, purtroppo un dato eclatante che è stato quello dell'affluenza, che credo abbia penalizzato in generale sia il centro-sinistra che il centro-destra. Il partito della sindaca Appendino ha preso l'8%, un numero comunque significativo di voti. Noi ci siamo rivolti fin dal termine del primo turno a tutti gli elettori. Compresi gli elettori del Movimento 5 Stelle, siamo convinti che una parte degli elettori del Movimento 5 Stelle rimarrà distante dal secondo turno, un'altra parte auspichiamo maggioritaria voterà per il progetto del centro-sinistra e crediamo, anche sulla base delle dichiarazioni degli esponenti locali del Movimento 5 Stelle, che una parte voterà da Milano. Del resto il meccanismo elettorale del doppio turno funziona così: al primo turno si vota il programma che si sente più vicino e al secondo turno, se si decide di votare, si va a votare quello che si sente meno lontano. È una parte fisiologica del meccanismo elettorale. Senta, lei è abbastanza giovane per questo mestiere della politica, ma non così tanto da non aver vissuto, prima ancora del sindaco Appendino, la stagione del sindaco Fassino. Allora, il suo programma rispetto a quello del sindaco Fassino, che fu sconfitto da quei 5 Stelle, in cosa mantiene i capisaldi e in cosa è differente? Il programma ovviamente è un programma che guarda al futuro, guarda al futuro di Torino sulla base di una fotografia. Torino è una città che ha perso terreno, ha perso smalto, soprattutto negli ultimi anni. Tocca alla prossima amministrazione farla ripartire, farla decollare.
Il nostro programma è un programma che punta a due grandi questioni: far tornare Torino una città dove si lavora, il lavoro è la prima grande priorità della città, e una città meno diseguale. Oggi il problema di Torino è che in molte aree della città i servizi sono stati tagliati, i cittadini si sentono lontani davvero, e lo sono fisicamente perché sono state tagliate linee di pullman, anagrafi e biblioteche, tutte cose che nel progetto del centro-sinistra vogliamo rimettere in campo. Diciamo che il nostro progetto, ecco, è alle mie spalle, lo vede lì, direttore. La Sì. nostra Torino vuole tornare a essere grande, forte e unita, che sono le tre parole che in qualche modo caratterizzano quello che vogliamo fare nei prossimi anni. Ah, guardi, io conosco molto meglio Milano, non conosco Torino bene come Milano, però un po' di Torino conosco perché è vero che Torino fa una buona parte della storia d'Italia, eh? E quindi chi l'ha studiata, chi l'ha vista, chi l'ha vissuta sa cosa è Torino. E lei ha detto tre parole: forte, grande e unita. Ora, la questione più difficile è unita, perché Torino ha un grosso problema che si tira dietro da secoli. È sempre stata duplice, perché Torino aveva i re e i sudditi, aveva gli agnelli e gli operai. E questa cosa si vede, si legge nella storia dei quartieri. La prima volta che nella storia della città, dell'urbanistica, della città, dei quartieri, dei servizi, la prima volta che Torino ha trovato una sua dimensione, per questo le ho citato la giunta di Fassino, è stata dopo questa grande impresa che fu l'Olimpiade. E pensi lei che a Roma l'hanno rifiutata l'Olimpiade, poi quegli stessi. Anche a Torino è stata rifiutata Lo quella so. invernale da questa amministrazione, Lo so. grave errore della città. Lo so, perché quella è una costante, rifiutare il fare. Invece quello che è stato fatto a Torino con l'Olimpiade, diciamo, invernale, no? Quella era le Olimpiadi di Sestriere, Torino, eccetera. Quello che è stato fatto, e lei conosce meglio di me, è stata la prima volta che io ho visto come una nuova Torino. Sono andato, ho provato alcune cose del traffico, la metropolitana, ho detto, ma qui sembra di stare, so, a Milano, ecco, che è una città interclassista Non lo per. dica ai torinesi, per favore, che No, non glielo noi siamo dico. gelosi della No, nostra no, no, lo torinesità. russo, però lei ha capito che lo dico in senso positivo, No, perché capito, città capito, però ci bella, teniamo moderna, parecchio qua. Ci eh? teniamo parecchio qui Lo alla so, lo so, nostra lo so, ci specificità. tenete sia dai tempi sabaudi che anche dai tempi degli Agnelli, lì non si può toccare niente. E qui le faccio questa domanda, per fare una città unita ci sarà lavoro, no? Per spalmare in maniera omogenea tutto quello che c'è a Torino. Però le faccio una domanda su quello che lei ha detto del lavoro. Quanto pesa questo disimpegno che c'è stato certamente della Fiat da Torino? Quanto ha pesato e quanto voi pensate e come di riscattarlo? Sicuramente Torino più di altre città ha vissuto il tema della deindustrializzazione, perché è evidente che nel momento in cui l'economia internazionale cambia, cambia l'industria, cambia la manifattura, le città che hanno una vocazione industriale ne risentono di più. Però io voglio dare un messaggio di speranza alla città, perché penso che noi dobbiamo certamente guardare al passato, ma dobbiamo guardare in modo particolare al presente e soprattutto al futuro. L'auto è una strutturale vocazione di Torino, lo è sempre stata e nel nostro progetto deve continuare a esserlo. Oggi abbiamo una sfida importante, che è quella della transizione ecologica. La transizione ecologica è trasversale ai settori, tocca l'industria, ma tocca l'edilizia, tocca la cultura, tocca anche il terzo settore. Allora, noi dobbiamo, ed è questa un po' la cosa che ci candidiamo a fare, coniugare l'elemento della ripartenza economica con la transizione ecologica, e l'industria dell'auto a Torino può essere davvero il laboratorio dentro il quale poter sviluppare questa politica. Oggi l'auto, direttore, lo sa bene, non è più solo un oggetto su quattro ruote che si muove, è una complessa tecnologia. A Torino abbiamo le capacità tecniche nelle nostre università, nelle nostre aziende. E io credo che davvero che il futuro dell'auto e il futuro di Torino passi attraverso l'integrazione tra industria, ricerca scientifica e innovazione tecnologica. E Torino credo che non abbia nulla da invidiare a tutto il resto del mondo. No, su questo ha ragione. Ho parlato tante volte con degli esperti, ingegneri del settore auto, e alcuni modelli di motori, attenzione, di motori Fiat
hanno fatto la storia dei motori nel mondo. Poi c'è stata una crisi di altro tipo, ma lì c'era dell'ingegneristica di assoluta avanguardia. Lo sanno bene, meglio di me, i professori e gli studenti del Politecnico di Torino, che resta un'eccellenza italiana. E questo, lei sorride, ma bisogna dirlo. Perché sorrido perché io sono professore al Politecnico. Ecco, e io non volevo dirlo per farle una passerella o per una piaggeria, ma lei sa, abbiamo fatto un convegno poco fa a Milano col rettore del Politecnico di Milano, lei sa che Milano, Torino e Pisa io le considero eccellenze per la formazione dei giovani negli anni futuri. Poi mi sbaglierò, poi sarò anziano, sarò antico, ma io penso questo. No, lei non è antico, è estremamente contemporaneo, perché la città universitaria e la vocazione formativa di Torino è esattamente un asse su cui noi puntiamo davvero decisi. La Torino del futuro è una città che commette davvero sull'università, ma un'università che ha una stretta relazione con la città, ma anche una grandissima proiezione nazionale e internazionale. Ecco, allora le faccio una domanda all'opposto. Andiamo nell'altra Torino, perché Torino è stata sempre una città di grandi signori, anche di grandi uomini di cultura, e l'abbiamo citata, la formazione poetica, e anche di tanti operai, e di tanti diseredati, e di tanti immigrati. Quella Torino lì è una Torino che si vede, si sente, in passato si sentiva anche di più, ora si sente, si vede la Torino dei poveri, degli indigenti, della gente che vive al limite delle possibilità. Ecco, lì secondo me c'è tanto lavoro da fare. Che programma avete voi? Questa è la grande questione della prospettiva. Quando durante questa campagna elettorale io mi sono trovato a interloquire con imprenditori, con professionisti, ho sempre detto questa cosa: la ricucitura sociale di una città è condizione di competitività anche per chi vuole sviluppare affari, per chi vuole sviluppare industria, perché una città che è meno diseguale, una città che ha una inclusione sociale superiore, è innanzitutto una città più sicura ed è una città dove oggettivamente si spende anche meno in termini di spesa pubblica per il presidio del territorio, per l'assistenza, e possiamo usare queste risorse per fare delle cose diverse. Quindi il tema oggi della de una politica che si occupa degli ultimi è un tema che non è solo etico, di restituzione, di attenzione morale, ma proprio un tema anche di competitività, no, della città, per cui una città che appunto appare ed è, e quindi appare meno diseguale, una città, a mio modo di vedere, più internazionale e più competitiva. Guardi, c'è una grande questione su cui si sta discutendo, credo non solo a Torino, ma a Torino in modo molto particolare, che è il tema della sicurezza, no? E il mio avversario ieri sta andando in giro con Fratelli d'Italia nelle zone più degradate. Noi pensiamo che il primo problema di Torino sia la sicurezza sociale. La sicurezza sociale è la condizione per cui poi non hai più i fenomeni di devianza, o comunque li riesci a limitare molto. Quindi è un elemento che non solo serve alla città in termini di competitività, ma serve anche a dare una risposta al bisogno di sicurezza che oggettivamente i nostri torinesi chiedono alla futura amministrazione. Sì, nelle altre grandi città si parla spesso, l'ho fatto con tutti i candidati anche qui, nelle grandi città, delle periferie. Nel caso di Torino è un po' particolare, perché le periferie urbane, e cioè la vita sociale urbana, spesso non sono periferie, sono come nelle città, in alcune città del sud, come a Napoli, sono spesso nel centro, ed è l'effetto di una industrializzazione che ha lasciato dei quartieri che erano anche moderni quando sono stati fatti, ma sono degradati e sono vicinissimi al centro. Questo chi non conosce Torino non lo sa, ma lei annuisce, la conosce, c'è nato, e quindi è un'impressione che però chi viene da fuori la vede subito, no? Quartieri, è così. Quartieri ex operai, Guardi, direttore, il tema è che noi usiamo la parola periferie immaginando la periferia fisica, però il tema vero è la periferia è una questione della condizione d'essere, no? E non c'è geografia, è un tema che è legato alla storia di ogni quartiere. E l'altra cosa su cui io su questo sono molto, molto attento è che le problematiche che le diverse periferie hanno sono strutturalmente diverse.
I quartieri di Torino che hanno una maggior difficoltà, un maggior tasso di diseguaglianza, sono quartieri che hanno problematiche strutturalmente diverse. In alcuni quartieri il tema è l'invecchiamento della popolazione, la solitudine dei nostri anziani, in altri quartieri è una questione di difficoltà di integrazione con i nuovi cittadini torinesi, in altri ancora è un mero contrasto alla criminalità e allo spaccio di droga. Quindi ogni realtà ha in realtà delle situazioni ben diverse. Io penso che questo, conoscere queste situazioni, occuparsi nello specifico di queste situazioni, non solo sia prioritario, ma richiede anche un certo livello di specializzazione politica e soprattutto di conoscenza della storia dei quartieri, che è la ragione per cui chi si candida a fare il sindaco è bene che non si improvvisi tale. Certo, ha ragione, sì. E io le voglio, ha detto lei, ha inserito lei, voglio porle un'altra domanda, l'ultima, sulla questione cruciale dei giovani. Perché lei abbiamo parlato dei quartieri, i luoghi fisici di Torino. I giovani non sono un luogo fisico, però sono un luogo mentale, sono un'identità. Un'identità che si va perdendo, i giovani anche che provengono dal Politecnico, da altre scuole di eccellenza, vanno via. Oggi il mio collega Del Debbio ha scritto un articolo interessantissimo sulla verità, sulla depopolazione dell'Italia. Abbiamo perso 900.000 o quasi o più di 1 milione di persone. Saremo costretti a integrarle con l'ingresso di immigrati scelti da noi. Questo però crea disagio nei giovani che vogliono invece restare e lavorare eventualmente a Torino. E lei mi deve dire se c'è su questo uno spicchio del vostro programma dedicato proprio ai giovani, e cioè quelli No, che oggi hanno dai 15 ai 20 o dai 12 ai 20. guardi, non c'è solo uno spicchio, c'è proprio un capitolo intero dedicato a questo tipo di problema. Perché tenga presente che Torino è la città più vecchia d'Italia, ci batte solo Genova, come indice di vecchiaia, è una città in calo demografico, perde 500 residenti al mese, e quindi il tema di come i giovani stanno nella città è il tema del futuro. Alcune previsioni demografiche parlano addirittura di una discesa della popolazione torinese entro 20 anni sotto i 500.000 abitanti. Quindi il tema non è un'emergenza quella di ripopolare la città. Ovviamente, dentro questo quadro di ragionamento, i giovani devono essere tornare a essere i protagonisti di una scelte politiche. Dei giovani bisogna occuparsi, come dico sempre, il mio problema, il mio cruccio, se divento sindaco, e consentire a tutti i ragazzi di Torino, quando escono da scuola, di avere delle cose utili da fare: andare in piscina, andare in palestra, avere qualcuno che si occupa di loro. Oggi questo è precluso, ed è precluso soprattutto ai ragazzi che hanno una situazione economica, sociale. Abbiamo un sacco di famiglie sfasciate, erano già sfasciate prima, il Covid ha fatto ulteriori danni. Quindi l'emergenza educativa è l'emergenza delle emergenze per quello che riguarda soprattutto le zone più difficili. Poi c'è un tema di costruire, e questa è una questione molto più strategica, una città che consente ai giovani qui di studiare, stare e soprattutto lavorare. Oggi abbiamo un problema incredibile da dirsi, io però lo dico, Torino ha smesso di essere una città che attrae immigrati, gli stessi immigrati stanno andando via, quindi Certo. questa è una questione davvero importante per il futuro della città. Era ovvio perché trovano di meno di prima. Però questa conoscenza specifica delle aree, io però per uno che fa il professore al Politecnico, diciamo, mi fido che abbia un po' d'occhio sui giovani. E i giovani che escono dal Politecnico, come a Milano, non sono territoriali, sono puntati sul lavoro che scelgono e vanno dove c'è quel lavoro da ingegneri qualificati. C'è poco da fare, se sta qui va qui, se no vanno dovunque. Però lei si ricorderà che il sindaco precedente non è stata sfortuna, anche perché io non le do troppe colpe, ma è caduta per una gaffe. La gaffa è stata quella di riempire una piazza in una situazione sociale delicata come Torino e dire tanto c'è la partita, è come se parcheggiamo i bambini davanti ai cartoni, davanti alla televisione, no? E poi quello che succede in piazza, io non ci sono, non succederà niente perché c'è la partita. È stato un errore ingenuo quasi, poi i risultati sono stati gravi, drammatici, tutto quello che si vuole. Però io ho sempre pensato che fosse un errore di quel tipo, no? Come si parcheggiano i bambini davanti ai cartoni? Dice tanto che succede, poi qualche mostro in mezzo ai cartoni mette una cosa magari che non si dovrebbe vedere e il bambino rimane colpito. E questo è successo in quella piazza a Torino.
è la conoscenza della città e delle persone. Secondo me quello che abbiamo detto noi che può salvarci da errori che poi sono errori anche gravi. Io la ringrazio, le chiedo solo, a Torino è doveroso come sarebbe a Roma, ma a Torino di più. È doveroso chiedere se lei tifa per il Toro o per la Juve, perché magari questa dichiarazione le farà perdere i voti dell'uno o dell'altro. Ma guardi, però come si fa a non chiederlo? Come si fa a non chiederlo? C'è un dibattito. Guardi, io nonostante mi sia formato nella mia gioventù con il cappellano del Torino Calcio, è juventino, un sacerdote a me molto caro che è mancato nel 2015, Donaldo Rabino, sono tifoso Juventus. Questo le fa onore perché non ha fatto il calcolo che invece nel comune di Torino probabilmente c'è una prevalenza granata. Io apprezzo i politici che sono sinceri. Bene, la ringrazio Lo Russo, ci risentiremo presto. Grazie al candidato, al candidato sindaco per il ballottaggio a Torino, e ora la linea a Michela Calcagno, forse per il TG5, no?